Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì a chi ci segue in diretta Facebook, a chi ci segue in diretta Twitter. Ed è un inizio di settimana che coincide con l'avvio faticoso, a tentoni, a rate, a tappe, a pezzi, a macchia di leopardo, con la ripresa della scuola. Per la verità saranno solo 5, qualcosa milioni sugli 8, qualcosa milioni di ragazzi, quelli che torneranno effettivamente a scuola. Si stima che un istituto su 4 e 7 regioni su 20 non riapriranno. In ogni caso, ieri c'è stato il fervorino di Giuseppe Conte, che non è andato a Domenica Inn come avrebbe desiderato, ma si è rivolto via social e poi naturalmente tutto è rimbalzato sui telegiornali. Un po' Papa Giovanni, fate una carezza ai vostri bambini, un po' arrangiatevi, nel senso che Conte non è sembrato proprio un campione di precisione, diciamo, nello specificare le cose che il governo ha predisposto per questa riapertura. Quindi il primo tema è questo. Un tema molto valorizzato da due quotidiani, Fatto e Repubblica, scatenati, e Repubblica più scatenata ancora del Fatto, è questa inchiesta sui tre commercialisti vicini alla Lega, su questa inchiesta, diciamo, la polpa non si percepisce, nel senso che quello che è l'oggetto dell'indagine è il fatto che questi tre signori abbiano o non abbiano, a seconda di come andrà poi tutta l'evoluzione dell'inchiesta, come dire, rivenduto a un prezzo gonfiato un capannone. Ma la domanda è: una parte o buona parte di questo prezzo gonfiato è finito nei conti della Lega? No, non c'è alcuna evidenza da questo punto di vista. E gira, gira, gira l'inchiesta, questo non riesce a dimostrarlo, almeno in questa fase. E allora che cosa si fa? E allora ogni giorno si alimenta diciamo, un labirinto, un gioco di specchi, di sensazioni, di coinvolgimenti. Oggi vengono evocati alcuni dirigenti della Lega, ma insomma, la sostanza non sembra molta, lo fanno capire bene Luca Fazio sul giornale, in un pezzo di analisi, e il secondo dopo quello già fatto ieri, e ancora Nicola Porro sul giornale. Però invece è fiammeggiante su Repubblica, ritrova il fremito di indignazione dei giorni, insomma, tipo quando si scagliava contro Berlusconi sul caso Ruby, l'ex direttore Ezio Mauro, evidentemente titolare del DNA giustizialista di Repubblica, che diciamo deve rassicurare i lettori di Repubblica, come dire, timorosi che questo DNA sia stato intaccato dalla nuova direzione. E infine, altre cose politiche, abbastanza impalpabile anche sui giornali, così come ascoltato, diciamo, in diretta il discorso di chiusura di Nicola Zingaretti alla festa dell'Unità di Modena, una specie di richiamo forte al governo per una nuova fase, il che però fa pensare, diciamo, che la fase precedente non sia andata benissimo, e un richiamo ai grillini sul MES, insomma, tutte cose difficilmente appassionanti. Surreale l'intervista di Enrico Letta al Corriere della Sera, che fa sapere di essere teso e preoccupato per la sua Toscana, e addirittura pensate che sacrificio da Parigi, da Saint-Imposs, scenderà a Pisa per 36 ore per questa chiusura di campagna elettorale, e ce lo fa sapere. Noi, diciamo, partecipiamo a questo dramma di Letta che si muove, diciamo, che varca le Alpi per la lotta antifascista. E infine Giorgia Meloni sul referendum. Oggi è il giornale che valorizza la sua presa di posizione, ma la Meloni è intervistata anche sulla verità, anzi è un'intervista amplissima che vi raccomandiamo, come tutto il numero del lunedì della verità. La Meloni che conferma il suo voto sì, ma apre la porta al no. Fa capire, insomma, quello che è l'atteggiamento dei due leader oggi più forti del centrodestra, Salvini e Meloni, che non smentiscono formalmente il loro voto parlamentare, ma insomma non sarebbero affatto dispiaciuti se il no crescesse o addirittura se facesse una sorpresa. Andiamo a vedere come tutto questo precipita sulle prime pagine dei quotidiani. La verità, l'augurio di Conte agli alunni: adesso sono solo fatti vostri.
Saltata la vetrina Rai, il Premier parla sul web, sente il timore delle elezioni, ma il risultato è un rimpallo di colpe. Non dà spiegazioni su banchi e mascherine, ma scarica la responsabilità futura sulle famiglie. Così la verità. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, che a sua volta deve ammettere che qualche problema c'è. Scuola, la prova più difficile, riapertura dopo 6 mesi. Il vademecum, un solo genitore. E no ai peluche, rileggo perché uno potrebbe dire: ma ragazzi, ma il Corriere della Sera ci sta trollando. No, no, il sommario di prima è esattamente questo: un solo genitore si presume ad accompagnare il ragazzo e no ai peluche, quindi niente orsacchiotto, diciamo che l'orsacchiotto, per la verità, studenti con gli orsacchiotti, non ne ricordiamo Cicciolina con l'orsacchiotto, ma diciamo era un altro genere di accompagnamento, mi pare. Il Fatto Quotidiano, ah ecco, a parte la ventata giustizialista, verbali leghe a società fantasma e soldi al tesoriere Centemero, e il titolo fa pensare chissà che cosa, ma poi in realtà andremo a vedere, diciamo, grandi notizie non ne ha il Fatto, monta la panna, ma diciamo in mancanza di altro. Il Giornale, svolta della Meloni, con il no vanno a casa, la leader di Fratelli d'Italia nel centrodestra sta crescendo l'idea. Il Tempo, sui lavori al tempo stesso indietro e confusi e contraddittori sulla preparazione del recovery plan per il recovery fund. Conte tira il pacco all'Europa. Il governo chiede all'UE 500 milioni per realizzare un sondaggio sugli uffici pubblici. Tra i progetti anche un acquario a Taranto da 50 milioni e Patuanelli vuole una banca. Il messaggio che ci dà Franco Bechis è che realisticamente, diciamo, in Olanda Rutte non sarà proprio felicissimo di leggere cose di questo genere. Repubblica, doppia apertura, scuola, partenza in salita, ma poi sotto alla testata ecco le carte che accusano Lega e fiammeggiante Ezio Mauro perché Salvini non può più tacere. E infine La Stampa riapre la scuola, pediatri in allarme. Allora, questo è il quadro. Facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro a inquadrare la questione. Il messaggio di ieri di Conte e la riapertura della scuola. Scrive il direttore della Verità. Non essendo riuscita a imbucarsi nella trasmissione di Mara Venier su Rai 1, Giuseppe Conte si è infilato nelle abitazioni degli italiani con un videomessaggio via Facebook, confidando nel fatto che sarebbe stato ripreso da tutti i telegiornali della sera, e così è stato. Ogni TG ha dato conto delle parole del Presidente del Consiglio in vista della riapertura della scuola. Ma che cosa aveva di importante da dire il capo del governo al punto da voler apparire a ogni costo in video nell'ora di maggiore ascolto il giorno prima dell'inizio delle lezioni? Niente, se non parole di circostanza. Diciamo, questo è l'incipit di Belpietro che insomma ci fa capire che non ci fossero tutte queste novità. Anzi, sì, dal suo ufficio a Palazzo Chigi Conte si sentiva un po' pontefice o perlomeno un po' presidente della Repubblica. A memoria di cronista, mai si era visto un capo del governo che prima del suono della campanella sentisse l'urgenza di augurare una buona scuola a studenti, insegnanti e famiglie. Soprattutto mai ci era toccato di ascoltare un discorso banale e generico sul ruolo dell'istruzione da parte di un premier. C'era forse bisogno che a meno di 24 ore dall'ingresso in aula qualcuno ricordasse l'utilità di studiare e di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze? No, c'era la necessità di sapere se le lezioni si svolgeranno regolarmente, se il distanziamento tanto raccomandato dagli esperti dopo l'epidemia di coronavirus sarà possibile, se gli insegnanti ci saranno e se i dispositivi di sicurezza e il gel disinfettante verranno distribuiti a scuola o dovranno essere portati da casa. Ecco, c'erano da spiegare tutte queste cose, compresa la questione dei 2 milioni e mezzo di nuovi banchi monoposto a rotelle che avrebbero dovuto arrivare entro il 12 settembre e a quanto pare sono ancora in viaggio, mentre quelli già consegnati sono stati rispediti al mittente perché giudicati inadeguati se non pericolosi. Sì, c'era da raccontare una montagna di cose che al contribuente italiano rischiano di rischiare tantissimi quattrini, senza però che se ne intraveda l'utilità. Ma il Presidente del Consiglio, invece di spiegare, ha distribuito carezze. Così la critica è molto fondata di Belpietro. Dice, ma insomma, tu dovevi spiegarci una serie di cose fattuali e invece hai fatto Giovanni XXIII e
e il suo appello a far carezze ai bambini. Il pezzo di Maurizio Belpietro ha peraltro il conforto dell'articolo che sta nella pagina accanto, a pagina 2 di Antonio Grizzuti, che mette in fila in modo certosino tutte le incognite, i banchi che non ci stanno, i docenti che non ci stanno, i bidelli, le aule, le mascherine. La ripartenza è azzoppata e 7 regioni la rinviano, e c'è tutto il tema proprio delle stime. La CISL dice un istituto su 4 non riaprirà, le regioni stesse hanno invece ufficialmente preannunciato che 7 regioni posticipano, si tratta in 6 casi di regioni del sud, peraltro regioni che non sono state quasi per niente colpite dal coronavirus, quindi non si capisce su quale base ci sia questo rinvio. Anche questa è, diciamo, una circostanza abbastanza anomala. In ogni caso, as usual, ormai il personaggio abbiamo imparato a conoscerlo, mette le penne del pavone, intervistato su Repubblica, a sentirlo è Francesco Manacorda, il commissario Arcuri, il commissario, prima chiamato a coordinare il contrasto alla pandemia, adesso ha, diciamo, il commissario che ha commissariato pure la ministra dell'istruzione, però con esiti, diciamo, non brillanti né per lui né per lei, perché siamo al 14 settembre e siamo completamente in alto mare. E invece Arcuri la prende in modo glorioso. Dottore Arcuri, stamattina riaprono le scuole. Cosa dice a genitori, studenti e personale scolastico? La risposta di Arcuri è da segnare, che è un giorno di festa. Oh, i genitori che non troveranno il bus, forse i ragazzi non troveranno le aule, troveranno un bordello micidiale, però il commissario Arcuri vi dice che è un giorno di festa. Ma attenzione, perché poi Arcuri continua a sua volta a imbrodarsi. Che voto si dà nella gestione dell'emergenza? E Arcuri fa: quando sono arrivato l'Italia era il secondo paese al mondo per numero di contagiati, oggi è il 19esimo, quindi sarà merito suo, dice. Faticava a distribuire 300.000 mascherine al giorno, oggi sono 15 milioni al giorno. Facevamo 30.000 tamponi, oggi ne facciamo 100.000. In 60 giorni diamo alle scuole un numero di banchi 12 volte superiore a quelli che si producono in un anno. Non spetta a me darmi il voto, ma insomma si capisce che Arcuri al termine di questo elenco si senta fortissimo, si senta fichissimo, così Arcuri. Quando però, diciamo, dalla poesia e dall'autoelogio si passa a cose un po' più concrete, cioè a un certo punto il cronista, pur, diciamo, molto accomodante nei confronti dell'intervistato, a un certo punto la domanda gliela fa su questi banchi non consegnati, sul fatto che Arcuri non abbia nemmeno reso noti i nomi delle 11 aziende che hanno vinto la gara, e dice: l'aggiudicazione può considerarsi definitiva solo dopo che il committente ha verificato i requisiti, ovvero se quelle aziende hanno effettivamente la capacità produttiva adeguata, e non solo se la verifica è positiva, si perfeziona il contratto, se è negativa no. In due casi, quello che è diventato famoso, Nexus Ostia, il caso sollevato dalla Verità, e un altro, le sto dando una notizia, quindi Arcuri ci dice: guardate che c'è anche un altro caso, però non dice quale, le verifiche hanno prodotto risultati negativi e i contratti non sono stati sottoscritti, ovvero sono stati risolti. Domanda allora Manacorda: ma perché non dice quali imprese hanno vinto la gara? Se lo avessi fatto quando la commissione ha concluso i lavori, avrei dovuto comunicare anche i nomi di aziende che si è poi verificato non avessero i requisiti. No, tesoro, diciamo, è stato il caos sui giornali che forse ha portato a un supplemento di approfondimento e al fatto che un contratto è stato risolto. Arcuri dice che invece la consecutio temporale è diversa, era lui che scrupolosamente stava verificando, ma non è che servisse una lente di ingrandimento potentissima per capire che un'azienda con un solo dipendente non avrebbe potuto fare 180.000 banchi, no? Anche, diciamo, le potenti strutture del commissario Arcuri potevano capirlo a occhio nudo. Ma riprende: si immagini cosa sarebbe successo. La legge dice che gli esiti della gara debbono essere resi pubblici entro 30 giorni dalla sottoscrizione di tutti i contratti, e io lo farò entro quella scadenza. Quei giorni servono ad evitare che lo Stato venga truffato. Così Arcuri, va bene, un po' di supercazzola sul resto, e poi invece quando si arriva alle questioni vere,
una scarsa propensione alla trasparenza. Questi fanno tutti i fenomeni, lo streaming, la casa di vetro, l'accesso agli atti, il Freedom of Information Act, poi quando gli fai una domanda precisa non rispondono. Prima di passare alla Lega, allo scatenamento di Fatto e Repubblica, che aprono l'ultima settimana di campagna elettorale in questo modo, segnalo che La Verità è nel suo numero del lunedì, pieno di cose e di interviste. Allora, Alessandro Rico sente Giorgia Meloni, con risposta anche sul referendum e con un messaggio forte al Presidente della Repubblica Mattarella. La Meloni dice: voglio strattonare il capo dello Stato, ma insomma mi auguro che, se le regionali andranno in un certo modo, terrà conto non solo dell'aritmetica parlamentare, ma anche, diciamo, del rapporto, a quel punto evidentemente logorato, tra maggioranza parlamentare e cittadini. Sullo stesso tema c'è anche una lettera aperta al Presidente della Repubblica di Mario Giordano. Mario Giordano scrive quella che chiama, con understatement, una cartolina ogni lunedì ad un personaggio. Oggi lo fa proprio al Presidente della Repubblica, e esattamente con questo forte argomento. Altre interviste. Stefano Filippi sente il sociologo Luca Ricolfi su come si è non si è usciti dalla crisi sanitaria e come invece si prospetti una drammatica crisi economica. Federico Novella sente Francesco Alberoni e anche qui l'accademico è molto duro, in particolare nei confronti dei grillini. Una grillina, Barbara Lezzi, e dà sempre soddisfazione, diciamo, è sentita da Antonio Di Francesco, mentre chi vi parla sente il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, che fa delle accuse molto penetranti al mondo grillino. Dice: qui c'è qualcuno che si offre come cavallo di Troia alla penetrazione cinese in Italia, e invece fa capire che proprio sul tema di un 5G che non sia, diciamo, asservito a Pechino, ci può essere un dialogo bipartisan anche tra l'opposizione, di cui Volpi è espressione, e pezzi di maggioranza. La Lega, allora, c'è questa inchiesta, scatenati Fatto e Repubblica, ve lo dicevamo, il Fatto spara in prima questo titolo: verbali Lega, società fantasma, soldi al tesoriere Centemero, pagina 6, il pezzo è di Davide Milosa, soldi girati anche a Centemero, facevo quello che volevate voi. E poi, però, diciamo, il virgolettato è francamente, insomma, fa un effetto abbastanza comico, perché suona il virgolettato, che è nell'incipit del pezzo, come una clamorosa smentita del titolo sparato in prima e del titolo sparato sulla stessa pagina, perché uno dice: soldi a Centemero, ah, allora ecco la pistola fumante, i soldi sono finiti al tesoriere della Lega. E invece guardate il virgolettato, è un direttore di banca che è pure parte di accertamenti, eccetera, che dice: mi hanno contestato anche il conto aperto a Centemero, quello per le elezioni. E ora che uno che è il tesoriere di un partito non possa aprire un conto per la gestione della campagna elettorale, è francamente curioso. Insomma, avete capito che si cerca di montare la panna. È operazione che fa anche Repubblica, addirittura con accanimento maggiore del Fatto. Insomma, è una bella gara. Ecco le carte che accusano la Lega in prima, e poi pagine 2, pagina 3: quella cena con Salvini per i PM coinvolge i piani alti della politica. Allora, già siamo al secondo giorno in cui si parla di una cena che sarebbe avvenuta in un albergo tra alcuni di questi commercialisti e dei dirigenti leghisti, presente anche Salvini. Il primo giorno in cui i giornali l'hanno raccontata non è andata benissimo, perché dicevano: ah, abbiamo saputo tutto col Trojan, che poi in inglese dice Trojan, ma in Italia tutti dicono Trojan. Mettiamola così. E i magistrati hanno detto: guardate che quel tipo di apparato non l'abbiamo utilizzato. E sarebbe stata una gaffe ben clamorosa, essendoci dei parlamentari presenti. Peraltro, tra i parlamentari presenti era dato per certo Roberto Calderoli, che invece ha detto: guardate, io avevo la gamba completamente sfasciata, in quel periodo non uscivo di casa. Oggi si prosegue a dire: ah, ci sono i piani alti della politica. E poi l'altro pezzo di pagina 2: Piero Colaprico e Sandro De Riccardis, così i soldi della Lega sparivano grazie ai contabili. E si dice: ma guarda, c'era una grande movimentazione di denaro. Ma che sui conti di un partito ci sia una movimentazione di denaro non è una gran notizia. Il punto è capire se o no,
i soldi del prezzo gonfiato della compravendita siano finiti, siano ritornati ai conti del partito, dove non dovevano assolutamente arrivare, e al momento le prove non ci sono. Da quello che si capisce, questa è un'inchiesta, lo spiega bene Fazio sul giornale per il secondo giorno consecutivo, in cui c'è, diciamo, un signore che ha provato a fare una quarta persona rispetto ai tre commercialisti, che ha provato sostanzialmente a ricattarli, a dire: ma voglio di più, altrimenti faccio uscire chissà che cosa. E noi non sappiamo naturalmente se questo sia vero, sarà il processo a provarlo, se questo signore abbia ragione, abbia torto, se fosse un modo per provare a partecipare a una crea. No, non lo sappiamo, noi tutto questo non possiamo saperlo, ma diciamo al momento tutto il lavorio investigativo, ma verrebbe a dire il lavorio giornalistico soprattutto, per accreditare il fatto che i proventi di quella vendita gonfiata siano finiti al partito, diciamo, non ha prodotto particolare esito. E però invece si scatena Ezio Mauro, dicevamo, il depositario del DNA di Repubblica, in prima l'ex direttore, perché Salvini non può più tacere. Sono ormai frequenti gli scandali a sfondo finanziario che coinvolgono la Lega e sollevano interrogativi nell'opinione pubblica. Sono molti i personaggi coinvolti nelle indagini della magistratura, spesso vicini al capitano, con incarichi a vario titolo fiduciari. Troppi gli episodi oscuri per consentire a Matteo Salvini di proseguire con il silenzio. Questo è l'incipit. E poi 6-7 mila battute fitte fitte in cui Mauro mette in mezzo di tutto Bossi, Roma ladrona, Orban, Le Pen, il sentimento ideologico della patria, la concorrenza di Giorgia Meloni, i dirigenti accantonati o in secondo piano, Maroni, Zaia, Giorgetti, insomma, tutto un gran frullatore politico e sociologico. E andiamo però, diciamo, where is the beef? Dove sta la ciccia? È in questo quadro, nello stesso tempo eccitato e infragilito, che precipita adesso l'ultimo scandalo con l'indagine dei magistrati sugli 800.000 euro elogati dalla Lombardia Film Commission per la nuova sede e poi finiti su conti privati. Ma qui riprende, diciamo, riprende la strada laterale, Mauro. Si aggiunge ai 49 milioni di contributi elettorali incassati negli anni 2008-2010, via tutte, altre 2.000 battute sul Metropol, Mosca, eccetera. E arriviamo, proviamo a vediamo se ci riavviciniamo alla sostanza. È possibile che tutte queste persone coinvolte negli scandali si muovessero all'insaputa di Salvini, pur essendo legate a lui? E in buona sostanza, con questo intreccio di interessi oscuri, la politica della Lega oggi è libera e vincolata. Il contratto del Metropol, niente, ci riporta a Mosca, svela un legame degli uomini più prossimi al segretario con il Cremlino e i suoi obiettivi geopolitici. Il capo della Lega dovrebbe dunque spiegare, possibilmente alle Camere, quali sono gli interessi, gli accordi e i partner internazionali suoi e del suo movimento per consentirci di capire se l'Italia rischi di cambiare campo e valori di riferimento per un interesse privato inconfessabile. Però, francamente, anche qui stiamo parlando di un capannone a Cormano, e questo ci riporta al Metropol di Mosca, dove dopo un anno non si è trovato ancora un rublo. Ma comunque. E poi si riprende un'altra, proprio il caso di dire, si riprende la tangente. I cittadini hanno interesse a capire tutto. Perché venerdì scorso sui manifesti che a Napoli annunciavano il comizio di Salvini in piazza Matteotti è ricomparso in alternativa il nome di Piazza della Posta, recuperato per l'occasione dalla toponomastica fascista? Un ex ministro della Repubblica Democratica, aspirante premier, ha il dovere di dire cosa lo imbarazza nel nome di Giacomo Matteotti, invece di flirtare con le memorie del ventennio. Ecco perché l'ultima domanda è semplice e obbligata. Siamo dunque a questo punto? E francamente, noi confessiamo, con grande rispetto per Ezio Mauro, e immaginiamo anche veramente l'imbarazzo del direttore Molinari, che da un lato deve vedere pubblicate queste cose su un giornale del quale stava provando a correggere la linea, dall'altro però le usa nel tentativo di rassicurare il vecchio elettorato di Repubblica, dicendo: state tranquilli, guardate, c'è Ezio Mauro che scrive ancora queste editorialesse. È veramente imbarazzante che in assenza di materia prima
si facciano cose di questo genere, decisamente più convincente e considerate un antivirus rispetto a Ezio Mauro, è l'editoriale di Nicola Porro sul giornale che mette le cose a terra e dice: guardate, si avvicina la campagna elettorale, ci sono tre grandi classici. Primo, tentativo del governo di tenere basso la questione immigrazione. Secondo, la grande fiammata, oddio, oddio, arriva il fascismo. Terzo, arrivano i pubblici ministeri contro i partiti sgraditi, le costanti del voto. Ecco, dopo tutta la filippica di Ezio Mauro, è sufficiente Nicola Porro come un laser a, diciamo, individuare la questione e a farci capire dove siamo. E così abbiamo chiuso anche questa vicenda. Altre tre questioni politiche. Allora, vi abbiamo detto di Giorgia Meloni, è il giornale a valorizzare questo aspetto, la Meloni che vota sì, ma dice guarda, no, sarebbe un corpo a conte. Prende piede l'idea di creare un sommovimento al governo, cioè la Meloni in una manifestazione a Trani ha usato un po' questo doppio binario. Io sono per il sì, però l'idea che magari la vittoria del no possa creare un sommovimento nel governo può avere la meglio. Quindi, diciamo, per il momento Salvini e Meloni non se la sentono di esplicitare il no, ma fanno capire che non è affatto una prospettiva a loro sgradita. Certo, però sia consentito dirlo, se poi per caso il no andasse molto meglio di quanto si pensava, forse Salvini e Meloni potrebbero ritrovarsi con un rimpianto di non avere fatto campagna da prima e in modo esplicito, senza chiaroscuri, senza ambiguità, senza freno a mano tirato. Staremo a vedere. Antonio Rossitto sulla Verità ci racconta il disastro di Italia Viva, che è nata esattamente un anno fa, ma oggi è, come recita il titolo delle pagine 10 e 11 della Verità, ma il pezzo è annunciato ampiamente in prima, è Italia non troppo viva. Mercoledì il movimento dell'ex rottamatore celebra i primi 12 mesi e lo fa in piena crisi. Sondaggi in calo, iscritti in fuga, finanziatori che non sostengono più una realtà agonizzante. E infine Enrico Letta, ve l'abbiamo preannunciato, oggi è intervistatissimo sul Corriere della Sera e dovrebbe essere un'intervista struggente, come se fosse un esule all'estero che vede la condizione della patria in pericolo, la cosa fa ridere, ma così viene presentata. E Monica Guerzoni che si, diciamo, affatica a sentire l'ex premier. Nicola deve restare comunque vada, io in campagna elettorale per la mia Toscana, Nicola sarebbe Zingaretti. La domanda è se il governo perde le regionali. Ah no, ma pure Conte, tutte e due, Nicola e Giuseppe. Se il governo perde le regionali, Conte deve lasciare. No, PD e 5 Stelle vanno divise a queste elezioni che sono a turno unico, quindi non è un test nazionale. Diciamo come, diciamo, prova logica, diciamo Cartesio avrebbe avuto qualche difficoltà a trovare proprio uno spirito di geometria in questa frase. Rileggiamo. PD e 5 Stelle vanno divise a queste elezioni che sono a turno unico, quindi non è un test nazionale. Non sembra, ripeto, proprio uno specimen, un modello di logica questo ragionamento. E Zingaretti se perde la Toscana? Sono elezioni regionali e tali debbono rimanere. Zingaretti è stato eletto alle primarie e a parte il fatto che non si può cambiare leadership a ogni cambio di scenario, bisogna riconoscergli di aver spostato l'asse del paese. Poi andiamo alla Toscana. Per 2 giorni lascio da parte il mio lavoro di direttore della scuola affari internazionali di Sciences Po a Parigi e venerdì sarò a Pisa, la mia terra, a dare una mano per la chiusura della campagna elettorale. Parliamo del brand di regione italiana più famoso nel mondo e bisogna evitare l'immagine drammatica di una Toscana che passa alla Lega. Enrico Letta pensa che se nel mondo arriva la notizia che vince la Ceccardi, nel mondo cominciano a farsi gli impacchi caldi e freddi per la paura. Va bene, Enrico Letta che poi da venerdì scenderà da Parigi a Pisa. Va bene, fa veramente ridere. Andiamo a vedere per concludere una cosa che invece non fa ridere per niente ed è la meritoria inchiesta della Verità di Laura Della Pasqua, perché poi questi parlano delle cazzate, ma poi invece arriva
la questione vera, la stangata, il fisco, tutte le tasse che dovremo pagare entro il 30 settembre, un ingorgo di 257 scadenze, anche se la crisi non è superata. Le pagine sono le 6 e le 7 della verità, è una gragnuola impressionante, viene sentita a Corredo. La intervista la stessa Laura Della Pasqua, Patrizia De Luise, che è la presidente di Confesercenti. Una mazzata per molte aziende, il 40% costrette a licenziare. Oltre 90.000 imprese stanno valutando se chiudere definitivamente entro fine anno. Occorre rateizzare di più le imposte ed eliminare il meccanismo del saldo e dell'acconto. E ci permettiamo di dire noi, occorre molto, molto, molto di più perché. Diciamo, altrimenti avremo dei fenomeni di mortalità o, diciamo così, come la vogliamo definire, controllata ed eutanasica, la chiusura o, diciamo, addirittura cruenta il fallimento di un numero di imprese, come dire, difficilmente controllabile. Questo dunque è il quadro dei giornali di oggi. Il tempo di questa rassegnina è finito, sono le 7:30 precise, siamo stati puntuali. Resta giusto il tempo per ricordarvi che stasera, se vorrete, ci risentiamo alle 19, che domani mattina ci ritroveremo alle 7, ma che soprattutto l'invito è quello di passare in edicola a prendere la verità, che anche oggi è davvero piena di cose interessanti. Buona giornata a tutti.